convegno a Caserta sul ruolo del farmacista in Campania. Lei è il presidente dell'Ordine Casertano, ma che ruolo dovrebbe avere il farmacista? Noi intendiamo rilanciare sul piano regionale la farmacia e intendiamo rilanciare la professione del farmacista in senso aperto. Noi crediamo molto nella nostra professione e sappiamo bene che per rilanciarli abbiamo bisogno di tutte le forze che stanno nel nostro ordine professionale e negli altri ordini professionali delle altre province limitrofe. Per cui abbiamo tutto un programma da portare avanti, che non è un programma di natura politica, ma è un programma di supporto operativo all'ente regione per far capire effettivamente dove siamo, che cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare. Che cosa chiederete al presidente uscente Caldoro? Al presidente uscente Caldoro chiediamo che questo problema della disoccupazione finisca una buona volta per sempre o si attui un tale percorso per cui diminuisca nel più breve tempo possibile questo fuorviarsi dei colleghi che non hanno possibilità di poter trovare accesso al lavoro nella nostra Campania. Noi abbiamo tre facoltà di farmacia in Campania, è una cosa che non si riesce a capire, per cui bisogna attutire questo impasse, perché non possiamo accettare che vengano sfornate decine e decine, centinaia di persone senza che poi ci sia un metodo per poterli adeguare alle nuove attività lavorative. Se non esistono i posti, è inutile farli sfornare l'industria dei disoccupati.